sentenza di condanna per Erbino, gioielliere accusato di avere fornito informazioni utili alla rapina in cui ha perso la vita Laura Foppiatti nel giugno del 2015. Lettera dei lavoratori ancora sul cantiere del raddoppio, fateci sapere che ne sarà di noi. Intanto i sindaci minacciano l'invito alle telecamere delle Iene. Ancora vandalismo e danni di auto parcheggiate nel centro della città di Cuneo. Gli ultimi episodi sono avvenuti la notte scorsa. Alto indice di gradimento da parte del pubblico per il Festival della TV e Nuovi Media. Intanto Dogliani si prepara ad accogliere Mattarella. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda. In apertura la cronaca giudiziaria ed in particolare la condanna di due carabinieri emessa questa mattina da parte del Tribunale di Cuneo per il reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici. Furono indagati i due militari perché ritenuti responsabili di perquisizioni arbitrarie nei confronti di alcuni ragazzini sospettati e in alcuni casi anche accusati di essere responsabile di un piccolo mercato di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito al processo, questa mattina è stata emessa la sentenza di condanna, rispettivamente a 11 mesi e l'altro ad un anno di reclusione. E a proposito di sentenze, è stata emessa oggi quella di primo grado per il delitto Piatti e il principale imputato era l'unico che non si era avvalso del rito abbreviato e quindi sosteneva la sua innocenza. Parliamo dell'orafo accusato di essere in qualche maniera il principale fruitore di quelle che erano le informazioni necessarie per la rapina di Monteurovero del 9 giugno 2015, dove perse la vita a causa di un colpo di pistola Laura Foppiatti. Martedì 8 maggio nel Tribunale di Asti è stata pronunciata la sentenza di condanna in primo grado per Giancarlo Erbino, il gioielliere accusato dalla magistratura di essere in parte responsabile dell'omicidio di Patrizio Piatti, avvenuto il 9 giugno del 2015, una rapina conclusa con l'esplosione di un colpo di pistola che uccise il professionista nel garage della sua villa a Monteurovero. Il Tribunale di Asti ha deciso per una pena pesante 18 anni di carcere e 200.000 euro di provvisionale per la vedova Piatti, 150.000 euro per la figlia. Una sentenza che accoglie quasi completamente la richiesta del pubblico ministero Francesca Dentis, che in caso di riconoscimento dell'ipotesi di aberratio delicti aveva chiesto 19 anni e 2 mesi, ovvero l'accusa sosteneva che Erbino avesse fornito le informazioni necessarie ad elaborare la rapina degenerata in omicidio. Reato per il quale sono già stati condannati in primo grado con rito abbreviato, appena comprese tra i 18 e i 15 anni di carcere, gli esecutori materiali della rapina Francesco Desi e Salvatore Messina e i basisti Emanuele Sfrecola e Junior Giuseppe Nerbo. Secondo l'accusa, Erbino avrebbe passato alla banda le informazioni utili per compiere il delitto e accaparrarsi il bottino di denaro e preziosi nascosti nella villetta di Monteurovero. E parliamo ancora del Colle di Tenda. In seguito agli allagamenti dei giorni scorsi, a un mese dalla rescissione del contratto fra ANAS e Fincosit, i parlamentari della provincia di Cuneo scrivono al prefetto anche per chiedere un incontro istituzionale in cui venga fatta chiarezza sullo stato dell'opera anzitutto. Speriamo che il prefetto voglia raccogliere questa richiesta di incontro. I cittadini e le imprese cunesi hanno il diritto di sapere da ANAS che cosa sta succedendo, hanno scritto nella lettera. Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi, la sfiducia della comunità nei confronti di quest'opera e della sua gestione ha raggiunto il culmine. C'è bisogno di un momento di confronto condiviso in cui si faccia chiarezza sulle condizioni dei due tunnel. Questa lettera è stata scritta e inviata al prefetto in seguito ad altre manifestazioni di protesta che oggi si sono manifestate anche su alcuni media locali. La prima e forse più urgente riguarda i lavoratori della Fincosit, che ancora non sanno quale sarà il loro futuro lavorativo, e la seconda è dei sindaci del territorio del Colle di Tenda, che hanno già annunciato di voler chiamare e invitare sul territorio cuneese le telecamere delle Iene.
L'azienda aveva garantito che avrebbe fatto il possibile perché l'improvvida decisione di ANAS arrechi il minor impatto possibile sui lavoratori, ma finora nessuno di noi ha ancora capito cosa significa davvero questa comunicazione. Così, in una lettera indirizzata ai media locali, i 25 operai ancora in forza al cantiere del Tenda Bis per il raddoppio del traforo che affiancherà quello già esistente. Il loro contratto con la galleria del Tenda Scarl, la società consortile nata per l'esecuzione dei lavori nel nuovo traforo, potrebbe essere rescisso tra meno di un mese. Ciò nonostante, salvo quanto riportato sui giornali, non hanno ancora avuto notizie su quello che sarà del loro futuro lavorativo. Ci sentiamo abbandonati, scrivono, da parte dell'impresa, della politica e delle istituzioni, ma anche da parte dei sindacati che finora si sono limitati a proclami e alle manifestazioni di protesta davanti ai media. Sempre i sindacati il 20 aprile avevano richiesto un incontro urgente per discutere della situazione venuta a crearsi e delle ripercussioni occupazionali, ma la data di questo incontro non è ancora stata fissata. L'ANAS stessa non ha ancora fornito alcun chiarimento in seguito alla risoluzione del contratto d'appalto con la Grandi Lavori Fincosit per spiegare cosa intenda con gravi inadempienze. Intanto noi restiamo in attesa. Non solo è la situazione subita dai lavoratori ad essere stata denunciata in questi giorni. I recenti problemi causati dalle copiose infiltrazioni nella galleria del Tenda hanno portato i sindaci del territorio ed in particolare quello di Vernante ad annunciare una nuova minaccia di protesta. L'invito alle telecamere delle Iene a venire in granda se la politica e le istituzioni non faranno di tutto per ottenere l'immediato riavvio del cantiere. E a proposito dei danni causati dalle forti piogge dei giorni scorsi, andiamo anche nel territorio dell'Oasi di Crava e Morozzo, dove le esondazioni del Pesio hanno causato non pochi danni alla riserva naturale, hanno distrutto una passerella in legno e hanno compromesso il sentiero per lunghi tratti. Per motivi di sicurezza l'accesso alla riserva dall'ingresso di Rocca de Baldi è temporaneamente vietato. Lo ha fatto sapere direttamente l'ente parco, che scrive: per visitare la riserva e di andare alla foresteria dell'Oasi o al centro di visita della Lipu si può entrare dall'ingresso di Morozzo. Resta comunque transitabile l'ingresso disabili, che si trova all'altezza del bivio di Morozzo in direzione frazione San Biagio. E a proposito del maltempo, sono previste anche nelle prossime ore nuove precipitazioni, da qui la necessità di dichiarare da parte dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente ancora l'allerta giallo su tutto il territorio piemontese, in particolare quello di Cuneo e alcune zone del Torinese. Per quanto riguarda la terra di Granda, la situazione sarebbe più da tenere sotto controllo nella pianura, nelle valli Tana, Rostura, Maira e Varaita. Il bollettino di allerta è stato emesso intorno alle 13 di oggi, sarà valido per le 24 ore successive fino alle 13 di domani. Ed ora parliamo della gestione del sistema idrico della provincia di Cuneo, che sarà interamente pubblica. La decisione era già stata presa dall'Assemblea dei Sindaci lo scorso 28 di marzo, ma si trattava di un voto consultivo. A ratificare la decisione è stata la conferenza dell'autorità d'ambito, ma anche questa volta non sono mancate le polemiche. Ci sono volute 3 ore di dibattito, ma la decisione sulla modalità di gestione del sistema idrico della provincia di Cuneo era di fatto già stata presa lo scorso 28 marzo. In quell'occasione, tra mille polemiche, l'assemblea costituita dai sindaci della Granda si era espressa a favore di una società interamente pubblica, decisione confermata nella riunione della conferenza dell'autorità d'ambito, alla quale erano presenti 20 delegati, il 95%. Di questi, la stragrande maggioranza, pare all'85,5%, si è espressa in maniera favorevole rispetto ad una società interamente pubblica. I contrari sono stati il 14,5% dei presenti, cioè i rappresentanti dei territori dell'Alta Langa, del Roero e del Savignanese. Il sistema idrico in Granda sarà dunque gestito da una società unica, consortile e pubblica per i prossimi 30 anni fino al 2048.
La scontata conferma di quanto stabilito attraverso il voto consultivo del 28 marzo non placa però definitivamente le polemiche sull'argomento. Della gestione del sistema idrico in provincia di Cuneo si continuerà a parlare, questo è sicuro, e non è escluso che qualcuno possa anche presentare un ricorso per portare la questione in sede giudiziaria. La cronaca ci porta a Dormea, dove oggi sulla statale 28 del Colle di Nava un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente mentre era diretto verso la costa ligure. L'incidente è successo a Ormea, nei pressi del bivio per Aimoni. Sono stati coinvolti anche altri mezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri del territorio di Ormea, ma anche i tecnici dell'ANAS. L'uomo è un 64enne ligure. È stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale di Cuneo per consentire le operazioni di soccorso e sgombero del mezzo. La statale è rimasta chiusa per oltre un'ora e mezza. La cronaca anche dal capoluogo della Granda, dove nel corso delle passate nottate si sono verificati nuovi atti vandalici ai danni delle auto. Lunotti di auto parcheggiate sfondati, vetri per terra. La foto, pubblicata da un cittadino su Facebook, si riferisce a via Sebastiano Grandis, nel centro di Cuneo. È lì che nella notte tra lunedì e martedì si è verificato l'ennesimo episodio di vandalismo, con alcune auto parcheggiate prese di mira. Ma non si tratta di un caso isolato, atti vandalici simili si sono infatti verificati nell'ultimo periodo in diverse zone di Cuneo. I cittadini hanno segnalato episodi in via Bassignano, in via Silvio Pellico, in corso Giolitti ed anche sul Viale degli Angeli. Su uno di questi, avvenuto nella zona della stazione nella notte tra domenica e lunedì, stanno indagando i carabinieri. Nell'occasione una decina di auto sono state prese a sassate. La tecnica dei vandali è sempre la stessa: vengono danneggiati, colpiti con delle pietre, i lunotti posteriori delle auto parcheggiate ed a volte anche i vetri laterali, ma non viene rubato nulla. Un gioco forse che però non piace a nessuno e che potrebbe costare caro ai responsabili, che i carabinieri stanno cercando di individuare grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in città. Proprio in questo modo era stato possibile identificare e poi denunciare i due ragazzi che a novembre, la notte precedente alla Stracuni, avevano imbrattato auto, portoni e vetrine nel centro storico. La cronaca ci porta anche a Fossano, dove un uomo di 39 anni di origini indiane nei giorni scorsi si è accoltellato 3 volte all'addome. È successo nella tarda serata. L'uomo era al telefono nella stanza dell'appartamento dove si trovava. Erano presenti anche alcuni amici, ma che non hanno fatto in tempo ad evitare che si ferisse. Tempestivo l'intervento dell'ambulanza, lo ha trasportato prima al Santa Croce Carle di Cuneo, dove si è reso necessario un intervento, poi è stato ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda le motivazioni che lo hanno portato a ferirsi gravemente all'addome con un lungo coltello, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Fossano, che hanno già sentito le testimonianze degli amici dell'operaio regolarmente residente in Italia, ma per il momento ancora non ci sono certezze. Anche le condizioni dell'uomo restano particolarmente gravi. E in attesa che venga formato il governo dal senatore Perosino, gli obiettivi utili alla Granda che intende portare all'attenzione di Roma. Noi spesso diciamo che la politica è un po' staccata dalla nostra realtà. Questo invece, il suo ruolo di sindaco di un piccolo paese, le porterà un sostegno, un aiuto nel presentarsi anche all'aula parlando di problemi che ci toccano, insomma, tutti i giorni. Vero, io il mio sogno è questo. Mi dicono, chi arriva nuovo senatore per qualche mese non parla in aula, fa la gavetta. Io ne ho già fatta tanta gavetta a tutti i livelli, per cui se avrò occasione su un problema su cui fossi competente, io parlerò in aula. È chiaro che parlerò dell'esperienza di sindaco, di quella dei paesi, e solo dalla parte dei paesi piccoli, perché è un altro tipo, un altro modo di fare politica, proprio come diceva, quello di essere a contatto con i problemi di tutti i giorni.
Io a queste cose credo e cerco di non cambiare. In effetti è una cosa che è simpatica da un lato, dall'altra quella che ti fa stare coi piedi per terra, mentre sei in aula ti può suonare il telefono oppure un messaggio a cui devi rispondere con il problemino del paese. Ma questo è importante. Purtroppo non tutti i senatori, alcuni fanno più politica, altri vengono da realtà diverse. Devo ancora capire tutto, io cerco di conoscere i senatori di tutte le tendenze politiche, di tutte le provenienze, ma credo che sarò, l'avevo promesso in campagna elettorale, se cambiassi tiratemi la giacca e non di più, perché ma i miei elettori, i miei amici lo fanno, io sono attaccato ai problemi concreti della gente. Un grosso problema della nostra provincia sono le strade. Abbiamo le strade che dopo questo gelo invernale hanno delle buche pazzesche. Ecco, dal punto di vista della provincia, che cosa allora, si farà? Battuta, sì, finale, ma quando volete sono sempre a disposizione. Sì, le strade provinciali d'Italia sono tutte mal ridotte. La legge 56-2014 ha distrutto la provincia, soprattutto in termini operativi, e la provincia di Cuneo è quella messa meno peggio. È pazzesco, ma è così. Poi chiaro che l'inverno danneggia, tante nevicate, ogni nevicata costa alla provincia 1 milione, ma è così, una nevicata normale. Quest'anno ce ne sono state tante, siamo fuori di 5 milioni sulla neve. Io seguo il bilancio e un po' di viabilità, questi sono dati. Poi le strade, stiamo asfaltando, finendo gli asfalti dell'anno scorso, l'anno scorso abbiamo fatto 120 km, ce ne sono ancora una ventina da fare, quest'anno ne abbiamo in programma 40, ma sono un'inezia perché abbiamo soltanto questi fondi. Se ci va bene potremmo avere un altro ogni 50-60 km, però rischiamo, gli uffici a volte faticano a progettare nel periodo giusto ed appaltare in fretta nel periodo giusto e asfaltare d'estate, io lo dico sempre agli uffici amministrativi, non quelle della viabilità che funzionano bene, agli uffici in generale, guardate che si asfalta d'estate, i problemi sono d'estate, i problemi vengono da noi e purtroppo si fatica. Sono cominciati nella mattinata di lunedì 7 maggio i lavori del maxi cantiere che nei prossimi mesi attraverserà il cuore della città di Mondovì con l'obiettivo di dotarla di condotte idriche decisamente migliori per tutelare al massimo la risorsa e ridurre al minimo le perdite. Lo ricordiamo, in alcune zone del centro storico di Mondovì le tubature risalgono addirittura ai primi del Novecento. L'intervento inserito nel milione di euro di investimenti programmati dal gestore per il rinnovo della rete idrica cittadina e frazionale interesserà via del Vecchio all'altezza di Piazza Mellano, via della Cornice, via Einaudi, una parte del Ponte Nazionale e infine un tratto di Corso Statuto. Nel corso di questa settimana saranno chiuse via del Vecchio in direzione da Piazza Mellano. Parliamo anche di lavori che si potranno ora programmare concretamente per migliorare l'edilizia scolastica piemontese. I 250 milioni di euro che vari ministeri hanno deciso di assegnare al territorio piemontese ora potranno essere accessibili tramite l'apertura del bando che prevede appunto la premiazione dei progetti più interessanti. 250 milioni di euro in arrivo per l'edilizia scolastica piemontese. A darne notizie l'assessore regionale Alberto Valmaggia. La giunta Chiamparino, su proposta della collega all'istruzione Giovanna Pentenero, ha approvato la delibera con i criteri generali relativi alla programmazione triennale e ai piani annuali di edilizia scolastica 2018-2020. Il documento dà attuazione al decreto dei ministri Economia e Finanza, Istruzione, Università e Ricerca, ma anche al Ministero delle Infrastrutture, che prevede la realizzazione di interventi su complessi scolastici di proprietà pubblica in cui sono insediati istituti dell'infanzia, della primaria, della secondaria di primo e secondo grado e poi ancora della materna. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando con la scadenza di presentazione delle domande fissata entro la metà di giugno. Per gli enti locali piemontesi si tratta di una straordinaria opportunità in quanto hanno a disposizione 250 milioni di euro. Si possono presentare progetti riguardanti interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico degli immobili, ma anche proposte per la costruzione di nuovi edifici scolastici e di palestre scolastiche e il miglioramento di queste ultime già esistenti. L'illustrazione del bando verrà effettuata lunedì 14 maggio alle 14.30 a Torino nella sala Lisio Varese dell'Agenzia Territoriale per la Casa
casa. La formazione dei nostri giovani, ha sottolineato l'assessore Valmaggia, è fondamentale per la crescita del paese e l'importante è poterla fare in edifici sicuri. Il Piemonte e la provincia di Cuneo vedono la possibilità di avviare importanti opere nell'interesse della comunità di oggi e di domani. Ci spostiamo ad Alba, dove con la festa dell'Europa di domani, mercoledì 9 maggio, che si terrà in mattinata al Centro Giovani H-Zon, animata dalle scuole superiori, la 22esima edizione di Macramè entra nel vivo. La manifestazione promuove l'integrazione tra culture diverse che si incontrano e mescolano quotidianamente nelle strade della città di Alba e prosegue giovedì 10 alle 18 con Non si fermano le nuvole, un'occasione per dare voce ai protagonisti di migrazioni e Desaparecidos. Altro appuntamento venerdì 11 dalle 15 fino a sera, sempre all'H-Zon, con Macramix, giornata di arte, sport e racconti rivolta ai giovani, che prevede incontri con l'attivista per i diritti umani Ilaria Ippolito. Sabato 12 sarà invece dedicato alla formazione degli operatori di settore e degli insegnanti con un seminario sulla scuola interculturale. Un altro appuntamento è previsto per sabato 12 e al momento sarebbe ancora stato confermato, ovvero la visita in terra cuneese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà ad Ogliani per celebrare i 70 anni quando il primo presidente eletto in Italia, Luigi Einaudi, prese in carico la presidenza. Mattarella è atteso nel corso del pomeriggio con una visita che prevede anche un passaggio al cimitero Schellino. Ma restando ad Ogliani, diamo un'occhiata invece a quella che è l'opinione del pubblico del Festival della TV dei Nuovi Media, che si è recentemente concluso. Al Festival della TV e Nuovi Media cosa ti è piaciuto di più, cosa ti è piaciuto di meno? Ma un bel festival, devo dire. Ieri siamo venuti a vedere Gerry Scotti, una bellissima intervista. Mi sono molto positiva, tutto mi è piaciuto. Ottima organizzazione qua, sì, tornerò. Allora, i pregi sicuramente, ho trovato molto interessante l'incontro che è venuto alle 11 con Liria Abate, la direttrice di Sky TG24. Ho imparato delle cose ho sentito delle cose interessanti da Gerry Scotti, Fiorello e Massimo Giletti. Io ne ricordo poco i nomi. Molto interessante, con degli ospiti veramente piacevoli e soprattutto curiosi. Non seguo quelle cose. Molti più pregi che difetti quest'anno, perché abbiamo visto tanta gente, abbiamo incontrato sia personaggi famosi sia personaggi curiosi, quindi bevono, mangiano, raccontano e ci portano insomma una ventata di aria nuova. Per un paese piccolo come Ogliani tutta questa accoglienza è stupenda. Poter vedere i personaggi così in primo piano e soprattutto poter anche fare delle foto insieme e sentire un po' come la loro realtà vista magari dai VIP. L'incontro con Mentano sicuramente è stato stimolante da un punto di vista diciamo giornalistico, via. Si vede che anche loro non hanno voglia di essere globalizzati e quindi cercano di lottare con i loro mezzi, certo non è facile. È stato molto bello, molto interessante. Hanno detto delle cose interessanti sui telefonini che si usano troppo, sono fonte di gravi problemi, ma io sono primitivo, non è questo il mio problema, sarà il problema delle mie figlie che valuteranno loro. E i difetti? I difetti? Non siamo riusciti a trovare i dépliant, niente di niente. Difetti sicuramente la temperatura, che oggi è sicuramente calda e quasi estiva, direi, ecco. Penso che sia una bella manifestazione, i difetti non saprei quali possono essere. Sono belli anche gli stand in giro, questa organizzazione un po' come si dice alla buona e molto terra terra, via. C'è cibo, c'è musica, è uscito il sole. Ottimo, abbiamo mangiato molto bene, quindi lo consiglio per chi vuol passare da Ogliani. Conosco Ogliani, ma in questa occasione vedo un po' più gente. Ogliani si anima in un modo incredibile. Questo festival, come tutti gli anni, è un bel festival, è ricco di proposte. Mi piace l'idea di vedere Ogliani che si affolla. Stiamo facendo due passi in centro, comunque è un bel ambiente, complimenti. Bello, anche un po' di bancarelle, vedo che
che soprattutto a quest'ora senza la pioggia ci godiamo un bel tempo. È una vetrina, ma soprattutto come tutte le piazze è un luogo d'incontro, perciò noi siamo qua a portare il nostro contributo al festival attraverso le nostre esposizioni, la cultura dell'artigianato. E poi la soddisfazione di vedere la gente comunque contenta, per noi è una veramente una cosa bellissima. E con questo servizio siamo arrivati in chiusura dell'edizione del telegiornale di Telegranda. A voi come sempre un grazie per averci seguito e l'augurio che trascorriate una buona serata. Arrivederci.